Il centro-sinistra coratino ha il suo candidato sindaco. Le urne delle primarie hanno infatti decretato che a concorrere per la carica di primo cittadino alle prossime competizioni amministrative sarà Tommaso Lo Iodice, esponente del Partito Democratico, uscito vincitore dalle primarie che lo hanno visto in competizione con il suo collega di partito Francesco Edmondo Stolf. Ben 800 dei 1267 elettori hanno scelto di puntare su Tommaso Lo Iodice come candidato sindaco, mentre Francesco Edmondo Stolfa ha raccolto 447 preferenze. Stasera la grande vittoria è del centro-sinistra, del Partito Democratico, del Partito Socialista, che hanno voluto e hanno con grande forza portato avanti questa volontà di celebrare le primarie, e quindi la vittoria dei 1267 elettori che hanno voluto scegliere il loro candidato sindaco, il candidato sindaco del centro-sinistra, una partecipazione al di là di quelle che erano tutte le aspettative. Di qui si riparte per un centro-sinistra ancora più forte, un centro-sinistra che sappia aprirsi a quelle che sono le richieste, ma non solo le richieste, le esigenze della società civile, delle liste civiche, dei movimenti civici. Ripartiamo per un centrosinistra allargato, un centrosinistra che oggi ha dato la dimostrazione di voler riconquistare questa città. È stata una grande festa di partecipazione democratica. Non mi aspettavo un risultato che mi desse questa vittoria in questi termini, ma significa che la gente probabilmente, sicuramente ripone in me fiducia, si aspetta da me un impegno ancora maggiore. Il dato più importante è quello della partecipazione, ci sono oltre 1200 cittadini che hanno inteso partecipare, consacrando questa come una grande festa popolare, ed è questa la cosa più importante in questo momento. E poi c'è il risultato che attraverso questo strumento, lo strumento delle primarie, viene consacrato e legittimato il candidato sindaco, Tommaso Lo Iodice, che da oggi, da questo momento, è il mio candidato sindaco. Eccellente il risultato della gioiosa partecipazione della gente a queste primarie del centro-sinistra, che ha visto impegnato il Partito Democratico e il Partito Socialista in questa competizione fra due candidati che hanno messo a disposizione la propria persona per poter dar vita a queste primarie e poter così scegliere democraticamente, con la partecipazione gioiosa, festosa della gente che è venuta come famiglia, è venuta anche con i bambini, per poter votare a queste primarie.